Siamo al via con la sesta edizione del Tour du Grand Paradis, un trofeo Renato Chabot che si svolgerà a Valsavaranche domenica 13 aprile 2014. Un appuntamento molto importante per la nostra valle, un appuntamento che permetterà agli atleti di confrontarsi su un percorso davvero unico all'interno del Parco Nazionale Gran Paradiso, con la possibilità, sperando in base al tempo, di raggiungere la cima, i 4061 del Gran Paradiso. La gara parte da Pravieux a 1800 metri, raggiunge i 3200 del Ghiacciaio, 3800 e i 4000 al di sotto della cima del Gran Paradiso. Tocca entrambi i rifugi, rifugio Chabot, rifugio Vittorio Emanuele, prosegue poi sotto il Chafforon lungo il vallone della Seiva per arrivare poi a Ponte di Valsavaranche. Quindi oltre un percorso di oltre 2000 metri di dislivello, come dicevo, in un ambiente davvero unico. La passata edizione, che si è svolta nel 2012, è una gara biennale la nostra, ha avuto un totale di 105 squadre iscritte, bilancio abbastanza positivo, tenendo anche presente che in quella passata edizione c'erano piuttosto una serie di gare concomitanti. Tra i partecipanti una trentina di squadre valdostane, abbiamo avuto delle squadre provenienti dalla Germania, Stati Uniti, Francia e qualche svizzero. È una gara top class destinata alla categoria senior e master, maschile e femminile. Rispetto alla passata edizione, da quest'anno abbiamo un logo ufficiale del Tour du Grand Paradis, che è un logo che ci avvicina ancora alla figura di Renato Chabot, in quanto si ispira proprio a uno dei suoi disegni sul Gran Paradiso, di un suo schizzo del Gran Paradiso. Renato Chabot è stato un personaggio molto importante della storia della Valle d'Aosta e un personaggio importante per la Valsavaranche stessa. Ricordo solo che è stato senatore nel 58, nel 63 di nuovo, ed è stato anche vicepresidente del Senato. A livello organizzativo dobbiamo ringraziare i volontari dello Sci Club Valsavaranche, una sessantina tra lungo il percorso e la parte finale della gara, e il personale dell'ente Parco Nazionale, le guardie forestali e la Guardia di Finanza, personale della Guardia di Finanza e le guide alpine della società guida di Valsavaranche, che saranno presenti lungo il percorso. Non ci siamo preoccupati solo degli atleti che faranno la gara, ma ci siamo preoccupati anche di chi accompagnerà. Quindi per chi accompagna e non pratica lo sci alpinismo ci sarà la possibilità di fare un'escursione a piedi
in un percorso proprio di fronte al Gran Paradiso, accompagnati da una guida escursionistica che sarà in contatto con la gara, e quindi potrete seguire la gara in questa maniera un po' particolare. Inoltre il centro visita del parco De Jo sarà aperto con ingresso gratuito per tutta la giornata di domenica.